dottoressa Caterina Serafini, la responsabile dell'archivio storico della Sangritana, che questo pomeriggio presso l'officina storica della stessa Ferrovia Sangritana verrà presentata al pubblico e alla stampa, perché c'è l'inaugurazione del sito online. Il sito online, ha detto benissimo, un sito internet innovativo, multimediale, che nasce proprio dal lavoro di riorganizzazione, recupero, informatizzazione dell'archivio storico di questa centenaria ferrovia. Questo è un progetto voluto, caldeggiato, sostenuto dall'azienda Sangritana prima, anche tua adesso, quindi è un progetto che in qualche modo vuole restituire alla collettività il proprio passato attraverso appunto questo sito internet. Un lavoro certosino, sicuramente, che è retrodatato di qualche lustro. Certamente, questa storia risale alla metà dell'Ottocento addirittura. La ferrovia poi è stata costruita nel 1912 da un ingegnere, Ernesto Besenzanica, un ingegnere milanese, che è venuto qui in Abruzzo e ha costruito insieme ad altri protagonisti illustri questa ferrovia. E attraverso questo sito noi vogliamo in qualche modo raccontare la storia di questa azienda, ma anche la storia dei suoi protagonisti. Noi abbiamo delle pagine dedicate appunto anche ai ferrovieri, a tutti i ferrovieri, a tutte le persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con la ferrovia. Quindi sono pagine di memorie, di racconti, anche tristi, particolari a volte, ma molto importanti, perché ci restituiscono uno spaccato importante della storia del paese, della regione e di una ferrovia. Come è strutturato questo sito? Il sito ha una serie di pagine interattive, si parte da una sezione dedicata ai viaggi, quindi con una mappa interattiva all'interno della quale noi possiamo viaggiare tra tronchi, tratte, stazioni e fermate. Poi possiamo entrare in un altro ambito, che è quello delle curiosità, con tante cose di ferrovia. Poi entriamo nella pagina delle persone. Fino ad oggi sono state incamerate già 1230 persone con le loro biografie e le loro storie. Poi passiamo all'archivio, e quindi lì è un viaggio un po' più specialistico per chi magari non ama solo la curiosità, ma vuole scendere nel particolare e studiare l'archivio. Quante persone si sono occupate di questo sito, e verrà aggiornato, perché ciò che avviene oggi diventa storia già da domani? Diciamo che i contenuti sono stati realizzati insomma da me, dalla sottoscritta, ho lavorato a questo sito da alcuni anni, ma in collaborazione con la società Memoria di Roma e la società Promemoria di Torino, e quindi che hanno supportato questo progetto. È un progetto che non finisce qui, viene aperto, ma continuerà nel tempo.